Grazie Presidente. Allora, lasciatemi innanzitutto esprimere un sentimento di vicinanza a tutte le famiglie dei romani che in questo momento hanno dovuto vivere questo dolore. È un momento molto complesso e difficile per tutta Italia e in questo periodo purtroppo per tante situazioni il loro dolore è purtroppo aumentato anche per delle condizioni generali che sono oggettivamente difficili. È ovvio che noi stiamo facendo questo consiglio straordinario e stiamo parlando di una situazione dei cimiteri che alcune criticità, alcune difficoltà nel corso degli anni le hanno manifestati. Però devo dire una cosa, quest'Aula ha approvato diversi atti sui cimiteri e uno in particolare, peraltro delle opposizioni di Fratelli d'Italia, che riguardava il cimitero Laurentino. Mi piace ricordare quell'ordine del giorno perché l'assessore Fiorini era appena arrivata, era arrivata da poco e stava già lavorando sul cimitero Laurentino. Però ha preso quel documento e lo ha attuato. Per cui, detto francamente, tutte le critiche che sono state fatte in quest'Aula sulle attività che questa amministrazione ha fatto sul cimitero Laurentino le trovo un po' strumentali, anche perché noi abbiamo fatto una commissione ambiente sul cimitero Laurentino e devo dire che alla fine di questa commissione, fine di quella commissione, abbiamo detto: guardate, per una volta l'assessore ha fatto esattamente quello che l'Aula gli aveva chiesto di fare e ci siamo fatti un po' i complimenti reciproci su questo tema, perché era stato dato un indirizzo ed è stato fatto. È stato un lavoro molto complesso. Purtroppo quando si parla in quest'Aula si fa tutto molto semplice. Ma semplice non è, perché sono problemi incancreniti nel corso degli anni. Quella situazione della vasca romana che è stata rinvenuta al cimitero Laurentino, che ha fatto intervenire la soprintendenza nazionale, che ha dato delle disposizioni precise su cosa l'amministrazione AMA dovesse fare per poter ampliare la possibilità di inumare le persone, le salme. Ebbene, è stato un lavoro molto complesso e difficile, ma è stato fatto e portato avanti. Al cimitero Laurentino ci sono 1 milione di investimenti e da qui a breve ci si sta adoperando per arrivare all'ampliamento della possibilità di inumare. Allora, detto francamente, il confronto politico è un confronto giustamente che è aspro, è normale che sia aspro, ma su questo tema, proprio per il dolore delle persone, io mi sarei aspettato un po' più di serietà nell'affrontarlo. Il modo strumentale con cui viene utilizzata la memoria di giunta dell'11 agosto 2017, ebbene, lo dico che è strumentale, ma lo hanno fatto anche i giornali. La memoria di giunta, che tutti dicono: ma come, il grande lavoro fatto dalla Montanari? Effettivamente era stato un buon lavoro fatto dalla giunta con quella memoria e ha indicato delle cose molto precise, dettagliate. E molti dicevano, addirittura c'è un articolo di Consigliere, si giornale. avvia a conclusione perché devo lasciare almeno 10 minuti Sì, alla Giunta e alla U. Se Presidente, no, io sono d'accordo con lei. Però la maggioranza non ha parlato e le è opposizioni hanno vero, parlato è vero. lungamente. Le chiedo veramente 3 minuti Vado avanti. perché non è possibile che su questo tema noi abbiamo ascoltato tutti. Le chiedo veramente la cortesia di lasciare il tempo alla maggioranza di poter dire qualche cosa. Ebbene, c'è un articolo di giornale di Repubblica che dice: crisi cimiteri Roma, AMA nel 2017 chiese 2 nuovi, documento inchioda amministrazione Raggi. Ma allora andiamolo a leggere quel documento. Il documento, quando parla del cimitero Collatino e il cimitero del litorale, dice tempi di realizzazione 5-10 anni.
ovvero approvato nel 2017, i tempi dati per la realizzazione è 2027, mentre per i tempi brevi di quella memoria tanto nominata in questo consiglio è indicato entro 5 anni implementazione degli impianti crematori. Ebbene, noi gli investimenti li abbiamo fatti, ora a breve ci sarà la progettazione, per cui è nei tempi la realizzazione di 3 nuove linee al Flaminio, oltre le 6 già che ci sono. Dunque siamo nei tempi di quella memoria di giunta. E siamo nei tempi della memoria di giunta anche per l'attivazione di processi finalizzati alla realizzazione e ampliamento dei cimiteri minori. Si stanno facendo diversi investimenti, siamo quasi a 6 milioni di euro per realizzare ossari, tumuli per poter seppellire le persone. Allora, io con questo non voglio assolutamente negare le difficoltà enormi che ci sono state in questo periodo e che la situazione era oggettivamente già critica di per sé, ma i tempi amministrativi per realizzare le opere e le azioni, lo sappiamo, sono lunghi e in quella memoria di giunta sono stati individuati con assoluta precisione. Ora, è vero che la situazione di Ama nei cimiteri era già critica prima della pandemia, però non possiamo non dimenticare che da ottobre ad aprile c'è stato un aumento della mortalità a Roma del 29% e a novembre, solo il mese di novembre, del 63%. Vorrei dire altre veramente poche cose, e una di queste è relativa anche alle seconde sepolture. Colleghi, così non riusciamo. Sì, mi dia un minuto, Presidente, veramente, capito, perché però hanno parlato per un'ora e mezza le opposizioni, veramente ci dia un minuto per concludere, dopo tolgo la parola però. Prego. Sì, va bene, Presidente. Sulle seconde sepolture ci sono degli atti del Governo nazionale che indicano che in questo momento di pandemia sulle seconde sepolture è meglio dare priorità alle prime sepolture, ed è quello che poi oggettivamente a Roma è stato fatto. Noi abbiamo affrontato questa crisi anche e soprattutto sull'autorizzazione alle cremazioni, mettendo a disposizione a diversi operatori dei servizi delegati, e dunque adesso le pratiche dei fuorimpianti vengono svolte dai servizi delegati, essendo anche più veloci. Allora, termino. Forse non è molto bello terminare così, perché termino con qualcosa di politicamente scorretto. Lo faccio perché alcune persone hanno voluto parlare in quest'Aula con assoluta franchezza. Con altrettanta franchezza dico una cosa. Sicuramente ci va un ringraziamento molto forte a quei lavoratori che in questo periodo hanno veramente dato il massimo in una situazione in cui situazioni difficili con un personale sicuramente scarno. Però fa male, fa veramente male leggere articoli di giornale con organizzazioni sindacali che invitano allo sciopero bianco i lavoratori dei servizi cimiteriali. Devo dire, in questo periodo di difficoltà ci si aspettava, per la storia delle organizzazioni sindacali, per la grande storia delle organizzazioni sindacali, un po' più di responsabilità rispetto a questo periodo e a questa situazione difficile che la città sta adottando.